Fanciulle, buongiorno. Allora, mamma mia, perdonatemi questi capelli e tutto quanto. Niente, inizio il video vlog così stamattina. Sto tornando a Milano. Credetemi, ho passato gli ultimi 4 giorni, cioè che non mi rilassavo da così tanto tempo che adesso mi sento scompensata, perché io inizio tirocinio il 2 e devo fare, raga, tutto, devo studiare tutto. E volevo, insomma, fare un po' il vlog di questa giornata, iniziare, raccontarvi un po' che altro, un pochettino come è andato il matrimonio. Io poi ci tenevo anche a fare adesso, se riesco a registrare in questi giorni, poi lo monto poi successivamente. Vorrei anche fare... riproporvi sia il trucco, se riesco, anche il parrucco. Trucco e parrucco, però forse più trucco. Adesso, avendo avuto anche questa esperienza, so più o meno come organizzarmi in generale. Il matrimonio è andato benissimo, poi penso che vi lascerò qualche clip da far vedere. E ci siamo divertiti tantissimo, è stato veramente bello, ma proprio magico. La sposa era bellissima, cioè tutto era bellissimo, organizzato veramente bene. Poi appunto, secondo me, cioè tante persone magari si immaginano i matrimoni giù, perché io ero giù in Campania, e se li immaginano come se fossero una cosa super pacchiana, cose del genere, ma cioè assolutamente no, è stato un matrimonio secondo me proprio fatto coi fiocchi, ma proprio bello, bello in, cioè anche nei dettagli, in tutto, semplice, mi è piaciuto veramente tanto. E il posto era bellissimo, faceva di un caldo che non potete capire, io sono abbronzata. Adesso io sto tornando a casa, siamo tornati ieri pomeriggio, no, ieri a mezzogiorno, siamo andati da me che abbiamo mangiato, poi ho accompagnato appunto su Marco a casa sua e l'ho aiutato, tipo, che altro che mi sono addormentata, semi aiutato, diciamo così, a riordinare un po' il tutto. Ieri sera eravamo così tanto cotti che vabbè, lui si è guardato, ci siamo guardati insieme Gomorra, perché lui guarda Gomorra, la serie, e poi la sera ci siamo guardati Amici, perché io guardo Amici, quindi poverino, lui si è subito anche Amici, e lo amo anche per questo, perché guarda anche le cose che non gli piacciono, pur di fare contenta a me. E niente, quindi poi appunto ieri sera è stato un po' particolare, perché tipo verso mezzanotte ci è venuta fame improvvisa, perché non avevamo cenato con tutto quello che avevamo mangiato in sti giorni, e lui, cioè, in 3 secondi ha fatto una tagliata di aperitivo e ci siamo messi a mangiare, cioè, ma veramente è stato assurdo. All'alba delle... Dove sei, Bruno? Non so. Ci siamo fatti un aperitivo. Sono state proprio delle belle giornate. Adesso si torna alla vita reale. E è dura, ragazzi. È veramente dura. Anche perché poi quando passi delle giornate così e stai giù, vuoi non andartene più, fondamentalmente. Quindi aia. Però vabbè, si ritorna alla vita normale. Basta, sono quasi arrivata a Milano. E basta. Mamma mia, fa caldissimo comunque anche qua. Pazzesco, è spuntato sto caldo micidiale che probabilmente nessuno si aspettava, non lo so. Eccomi qua, allora, niente, io ho cercato di mangiare, scusatevi in questa inquadratura storta, ma siete sopra tipo i miei appunti. Niente, volevo farvi vedere quanto sono abbronzata. Cioè... si vede, serve. Stavo cercando di svuotare questa borsa. Tra l'altro ho utilizzato questa borsa qui. Potete vedere, è di una grandezza secondo me media. E credetemi, cioè, adesso la stavo svuotando e ci sta dentro il mondo. Allora, questo qui è un portafoglio che, per chi mi segue da un po' di tempo, io so che alcuni di voi l'hanno anche preso, questo portafoglio qui di Furla, e è costato parecchio per essere così piccolo. Come potete vedere mi sta nella mano. Io tante volte porto... c'è solamente questo fatto così, e ha gli scompartimenti qua dentro. Io di solito ci tengo, vabbè, le banconote e di solito le carte, i documenti, robe del genere. Qua ha un altro scompartimento, che non so che cosa ci sia, vabbè, scontrini, robe varie. E qui anche ci tengo il badge dell'università, e qua ci sono altre carte. Diciamo che, nonostante sia piccolino, è un portafoglio strautile, spaziosissimo.
queste salviettine che devo sistemare assolutamente. Quindi ci sono i nostri biglietti di Napoli, perché quando siamo andati a Napoli, e questo qui volevo tenermene per uno per ricordo, è il biglietto appunto della metro a Napoli, quella nuova penso che abbiano fatto, non ne sono sicurissima, però vabbè. Questo qui è un coso dei Salva Sleep, fatto così. Cicche. Avevo il mio antistaminico, per farvi capire quanto è spaziosa. Il mio integratore per la cistite. Burro cacao. Questo qui, boh, non mi ricordo nemmeno chi sia questo brand, vabbè, insomma questo brand qua, dove ci tengo le cuffie. E ho due tipi di cuffie, perché queste qua sono dell'iPhone, che io detesto perché sono fatte con il coso così, e di solito le tengo qua dentro. Poi, ups. Tengo questo, altri farmaci miei, e qua dentro c'è un casino assurdo. Portamonete, crema per le mani, è ottima. Altra crema per le mani che mi ha regalato la Eli, ottima. Il mio portafortuna che è una gomma, e vabbè, ma questo perché dovevo studiare, quindi in treno, quindi mi sono portato un po' di cose. Queste sono le gocce alla camomilla, se non mi sbaglio, sì, camomilla fiordaliso per le lenti a contatto. Sono Narciso Rodriguez, uno dei miei profumi preferiti del momento. Questo qui è una cosa strautile perché è uno spray al peperoncino e diciamo che da quando l'anno scorso ho iniziato a fare anche tirocinio di notte, cioè di notte, che comunque sia andavo anche di notte, eccetera, e soprattutto magari dall'ospedale, dal posto dove andavo a fare tirocinio alla macchina c'erano dei tratti brutti così. Mio papà mi ha preso questo spray al peperoncino che voi tirate immediatamente e lo spruzzate. Tic Tac Cerotti, la mia penna, questo qui è un campioncino di una tinta di Kat Von D, che tra l'altro Kat Von D è un brand che io ho deciso di non prendere più, ma questo qui me l'avevano regalato l'anno scorso, quando ero andata all'evento. Questi qui sono dei fogliettini, quelli per il controllo, insomma, della lucidità della pelle. E poi questo, specchiettino. Oggi sarà appunto la domenica del facciamo le faccende di casa, eccetera, eccetera, perché sennò poi va a finire che settimana prossima io non riuscirò mai a fare niente. Ora il 28 io inizio il tirocinio 2, quindi mi devo anche mu muovere. Devo fare, forse non ve l'avevo detto, andrò in tirocinio malattie infettive e poi appunto magari quando riuscirò a trovare un minimo di tempo vi farò anche lì qualche vlog. Se non li ho lasciati prima, precedentemente vi lascerò con qualche clip appunto del matrimonio, perché insomma ci tenevo a tenerlo anche proprio come ricordo, perché sono stati dei giorni bellissimi. Tra l'altro ho ricevuto da parte di una ragazza, che lei è filippina, e ho ricevuto un messaggio bellissimo in cui praticamente mi diceva, mi fa: guarda, io sono fidanzata con un ragazzo napoletano da 2016, una cosa del genere, e cioè devo dire che comunque sia il loro modo di vivere, il loro modo di fare, l'accoglienza che ti danno, il calore che ti danno giù è totalmente diverso da quello che c'è su, e lei è di Torino, e trovo che sia molto simile appunto alle nostre radici, il che è totalmente vero, perché infatti ci tenevo a dire queste cose, insomma, non è una lancia a favore di nessuno, è una cosa che io ho sempre notato, che sicuramente giù le persone hanno un modo di fare che è molto più simile, sicuramente a quello del nord, diciamo così, è brutto dire sud e nord, devo dire che il modo di fare che hanno giù sicuramente si avvicina di più appunto alle Filippine proprio, cioè secondo me ci sono certi punti, ma proprio anche a livello culturale, a livello di tradizione, a livello di accoglienza, a livello di calore, è simile, quindi forse per quello comunque sia mi sono trovata bene in generale, ecco. C'è tanto pregiudizio in generale fra nord e sud, questa è una cosa terribile, parlano di Napoli come se fosse una città bruttissima, noi siamo anche andati a visitarla, bellissima, c'è tantissima storia, c'è tantissima cultura, molti magari come città la temono, è molto turistica, ma perché secondo me c'è tanta ignoranza e si pensa sempre che il classico uomo-donna del sud siano ancora quelli antiquati, ci saranno sicuramente, ma non tutti ovviamente lo sono così. E infatti, boh, non mi piace questa cosa qui che in generale si pensa. E poi penso anche che quelli del nord pensino anche che siano a un passo più avanti a quelli del sud, che è una cosa bruttissima perché non bisognerebbe fare discriminazione da nessuna parte, cioè né da una parte né dall'altra. Non ci dovrebbe nemmeno essere questa divisione che comunque se si sente si sentirà sempre, no? Ho assaggiato la pizza fritta, ragazzi.
per la prima volta bianca l'abbiamo presa, solo che sono riuscita a dare quattro morsi e poi il resto l'ho mangiato Marco perché io, cioè, stavo morendo praticamente. E ho mangiato la pizza, l'avevo già mangiata a dir la verità giù una volta, però appunto rimangiarla mi fa sempre piacere. Poi noi conosciamo dei posti a Milano che la fanno quasi simile, però non è mai uguale perché l'impasto di quella pizza è totalmente diverso da quello che si mangia qua. Ovviamente ho assaggiato anche il caffè al bar per la prima volta. E il caffè di giù, cioè, non c'ho paragone con nessun altro caffè al mondo. E anche la frittatina di pasta di Di Matteo, che è anche un posto abbastanza famoso. Oh, che non vi dico. Ho mangiato troppo, veramente troppo. Ci siamo fatti anche un tarallo sul lungomare, quando poi siamo saliti su a Castel dell'Ovo. Birra tutto spiano, anni di cibo tutto spiano. Poi Marco ovviamente era sceso prima, quindi aveva già iniziato a mangiare già da prima di Pasqua. Ma continuate, siamo tornati qua a casa. Abbiamo mangiato anche qua a casa. Mia mamma comunque ci aveva preparato sia i lumpia, che sono i, come si dice, gli involtini, quelli di carne nostri asiatici, che gli spaghetti di soia. Poi non mi ricordo, ha fatto anche un dolce filippino che Marco ha assaggiato per la prima volta e gli è piaciuto un sacco. Era una cosa che sono rimasta scioccata. Insomma, nonostante lo stress universitario e cose del genere, devo dire che staccare mi è servito parecchio. Sono ritornata un po' più carica, ecco, rispetto a prima. È sempre un po' quando si ritorna un po' alla realtà dei fatti. Cioè, tipo, anche ieri sera noi ci sentivamo in vacanza, continuavamo a parlare, perché secondo me eravamo proprio fusi, cotti, e a dire, cioè, ci immaginavamo di essere al mare, no? Però, ovviamente, lui è ritornato a lavoro, io comunque l'università continua, perché non è che posso fermarmi a questi 3 giorni. Un giorno lo convincerò magari a fare, cioè lo convincerò, a dire la verità non gliel'ho mai proposto seriamente di fare un video con lui, e magari se insomma un giorno poi ci organizzeremo, glielo chiederò. Poi sicuramente quando andremo in giro, cose del genere, cercherò di fare più vlog possibili, anche perché adesso che ci saranno belle giornate vorremmo fare anche un giro in moto, ma andare nei vari laghi, un po' esplorare eccetera. Ci piace parecchio viaggiare, insomma, quindi abbiamo in programma il viaggio grosso nelle Filippine, quindi insomma, è un viaggio che aspetto da veramente una vita, quindi io volevo anche ringraziarvi tantissimo perché anche e soprattutto, anche solamente su Instagram, per tutto, ci ha rotto le balle a chiunque praticamente per questo benedetto vestito, un vestito alla fine è andato. Adesso mi manca l'altro matrimonio, quello della Elena, della Sbi. E lì sarà di nuovo alla ricerca del vestito adatto per il 6 di luglio. Non so come faremo. Io vi saluto, spero che appunto, nonostante tutto e la semplicità di questo vlog, vi abbia comunque resi partecipi, insomma. Lo so che voi apprezzate, apprezzate. Lo so che voi apprezzate comunque questi video, insomma, quindi non mi faccio scrupoli, ormai accendo e parlo a vanvera, tanto lo so che comunque bene o male vi fanno piacere. Basta, ci vediamo sicuramente nel prossimo vlog, io vi mando tanti baci. E ci vediamo al prossimo video, sicuramente. Cheers!